terzi, quarti a pari merito, Negrini, Capitani, Padovani. Negrini, Capitani e Padovani. Forma di Musso, lui ha detto che li fai adesso se non lo sai. Prego, prego. Gino, ciao, grazie a te. Sempre terzi e quarti, Stellini, Vaccari, Torricelli. Torricelli Maria. Non ce la fa più, ha mangiato troppo. Vaccari e Torricelli. Fernini, questa vai piano perché bomba, è quello di Musso, quello grazie, grazie. Secondo i classificati, Bandini Armando, Cimatti, Fernando, Leoni. Sempre forno, ma un pelino un po' più grosso di quello di prima. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao a tutti. È troppa? È troppo ci batti? Va bene, vai. Vai tranquillo. Grazie Leone, ciao. Vincitori, vincitore della gara sociale a 3 a Terna, Sarti, Spada e Gladioli Antonio. Quando si gioca in tre cosa c'è più dopo? No, uno testa, uno testa. Poi si gioca con 4. Si gioca con 4, il bocciatore ne può avere due. Non è spada, non viene spada. Spada non c'è. Spada e Giuseppe. Calma, arriva. Grazie Spada. Grazie a tutti. A questo punto io se ha fatto ancora un secondo, due minuti di silenzio, passerei la parola al nostro presidente del centro sociale, Ranzi Dante. Bravo. Dunque anch'io due cose le devo dire. La bocciofila è una branchia, è la grossa branchia del centro sociale, quindi è veramente importante trovarsi tutti assieme una volta, perché la gara sociale si fa una volta all'anno, quindi è importante. L'assessore prima ha detto tutta una serie di cose, di elementi importanti sul sociale e non voglio ripeterle, però è quello, il momento sociale di una squadra, di un gruppo, di un'associazione, di come siamo noi, come centro sociale, è una figura importantissima, il gruppo delle voci,
per quello che fa, per quello che collabora nell'ambito del centro sociale. Quindi non mi voglio dilungare perché sarebbe adesso arrivo di secondo, quindi è solamente questo. Grazie a tutti voi che avete partecipato ed è importante a livello sociale trovarci almeno una volta tutti insieme. Io li vedo ogni tanto quando vengo a vedere giocare le bocce, quindi è bello vedere tanta gente partecipare, vuol dire che una scelta fatta anni fa è stata azzeccata, voglio dire, un gruppo di volontari hanno detto dobbiamo tirare avanti, dobbiamo cercare di aiutarci, di darci la mano e trovarsi almeno una volta all'anno qui insieme. Quindi non vi dico nient'altro, vorrei ringraziare tutti quelli componenti della squadra, ma diventa semplicemente gruppo. Farei fare un legame, quindi non si può fare. Ringrazio il direttore comunale che è presente, fa piacere. Poi l'Anna è stata, vabbè, la Anna ha la sua importanza per questa storia, quindi la Anna conoscete tutti e spesso fa con noi, quindi va bene, un bel applauso anche per l'Anna. Quindi vi dico grazie, speriamo di vederci la prossima volta, voglio dire. Vedete qui fuori è cambiato qualche cosa. Ci mancano gli alberi. Ci mancano gli alberi, esatto, ha detto Rottoni. È cambiato perché qui dovrà nascere una nuova casina abbastanza grande che ci servirà per tutte le nostre attività, comprese anche la bocciofila, nel senso che è da utilizzare una sala che è 14 metri per 18 metri, quindi ci saranno i servizi igienici che voi vi richiedete tanto, voglio dire, chi viene qui a giocare le bocce, perché purtroppo andare fuori attorno a un albero, gli alberi sono finiti, ma verrà fuori il bagno, ed è importante anche questo. Quindi qualche cosa cambierà, nel giro di pochi mesi sono convinto che il cambiamento sarà, dovrebbe, tra virgolette, effettuato. Stiamo lavorando anche per la festa dei 4 giorni a luglio, sperando con questa attività nuova che dovrebbe nascere qui, questa struttura, quindi tanti cambiamenti nel centro sociale Borgo ve ne sono in atto. Quindi vi dico grazie della vostra partecipazione. Adesso arriva la ciccia, si stanno facendo da fuori, quindi anche questo abbiamo fatto una cosa diversa, speriamo che sia gradita. Grazie a tutti voi e alla prossima. Thank you.